svelarvi un ricordo. Quando ero in Sardegna con la mia ex, un giorno lei mi disse: "Ma come fate voi a ex, diciamo, che avete fatto uso di certe cose, a capirvi al volo? Cioè, sai, tu non lo conosci, tu boh, sai già che quello ha fatto uso." Faccio, non te lo so a spiegare, perché non c'è una spiegazione logicissima. Sono quelle cose, quei fili, no? Quelle interconnessioni, no? Che non vedi, ma percepisci, no? E è successo pochi giorni fa a Sua Saluzzo che, quando le persone fra di noi, capitemi, perché poi non monetizzano se non si possono più dire certe cose, fra di noi, dai, come stai? E tu gli rispondi: "Ah, bene, vedo." Quel vedo, che cerca di nascondere un po' quello sfottò, vedo, come dire, sei in uno stato così. E io ho risposto a questa persona: più pensate che una persona lo sia, in questo caso io, e più lo faccio apposta. Sì, è quello il giochino. Perché poi a tanti, mi è anche capitato, io l'ho sbucata lì, ok, c'è un ospedale, andiamo a fare il tossicologico, vediamo cosa ricorda. No, ma sai, ma... Io sono un ragazzino, come mi è stato detto anche al suo, ma tu sei rimasto ragazzino. Ma ancora fare queste cose, tutti incarogniti. Ma la domanda che si devono porre loro è: perché avrei dovuto crescere per essere come loro? Sempre incarogniti, sempre tristi, incornificano, si separano, bisticciano. Cioè, azzo, per crescere e diventare così, I'm sorry, but hope I die before I get old. Peace and love, see you next.